una vittoria straordinaria. Dove avete trovato la forza per una prestazione del genere dopo tanti problemi? È quello che a un certo punto sono rimasto meravigliato anch'io, perché comunque problemi ci sono, non si possono nascondere, però questi ragazzi per l'ennesima volta hanno risposto presente a una partita proibitiva con un avversario forte, in una situazione per noi molto complicata, con una condizione fisica precaria, perché non allenarsi o allenarsi male purtroppo ti porta a dover soffrire negli ultimi minuti di gara. I ragazzi sono stati strepitosi, io ho solamente cercato di motivarli nella maniera giusta, dicendogli che poi in questi 95 minuti, che sono comunque magici, uno si deve scordare tutto, deve pensare solamente a fare la sua professione nel miglior modo possibile, per non avere niente da rimproverarsi. Noi comunque vada dovremmo terminare questa stagione, parlo come staff tecnico e come giocatori, senza avere niente da riproverarci, avendo dato il tutto anche in situazioni come queste. Quindi io con dei ragazzi così, oggi mi hanno fatto un regalo bellissimo, perché era insperata onestamente, per come siamo arrivati con 7 assenze importanti, con 4 Beretti in panchina, con Nardini infortunato che è entrato, ha fatto gol e si è rinfortunato, con 3 partenti in campo, insomma non era facile, il merito è dei ragazzi. Quel tweet dell'altro giorno lasciava poco spazio alle interpretazioni, Lucarelli resta a Messina. Mi è sembrato giusto anticipare i tempi, perché se no il 28 di la giornata di oggi passava come il dentro e fuori. Io penso che professionalmente non ho altra scelta che continuare a stare su questa nave fino all'ultimo, sarò sicuramente l'ultimo anche dopo i topi ad affondare, perché credo che sia giusto così, perché credo che questa piazza lo meriti, perché credo che questi giocatori lo meriti, perché tutte le persone che lavorano in questa società, che magari hanno dei ruoli secondari, che forse più di noi giocatori soffrono di questa situazione, perché noi siamo professionisti e riscuotiamo, loro magari con i rimborsi spesa non sempre accade. Penso che sarebbe stato solamente un atto di vigliaccheria verso la città, verso i tifosi che ormai da troppi anni subiscono delle delusioni, e non mi sono sentito di dargliene un'altra anch'io, anche perché, come ho detto prima, la mia carriera è appena all'inizio, e se uno vuole dimostrare di essere bravo lo deve fare in queste condizioni di difficoltà. Dare le dimissioni sarebbe riuscito a tutti. 3 partenti, ovvero Pozzebon va via, è vicinissimo al Catania, e poi? No, poi dopo avete visto, sono entrati Akrapovic e Saita, che sappiamo che molto probabilmente ci lasceranno, però hanno fatto hanno risposto presente dimostrando grande professionalità, e questo secondo me è significativo, perché guardate, io difficilmente ho trovato una squadra così attaccata a me, non m'era mai accaduto, e il motivo poi alla fine è anche quello, cioè sti ragazzi non si meritavano di rimanere soli, questa gente non si meritava di rimanere da sola. L'abbraccio finale poi è avvenuto in gradinata, forse quell'espulsione è stata l'unico neo di giornata. L'unico neo, io ho solamente detto che la palla era stata toccata per ultimo da loro, l'arbitro mi ha detto che mi ha visto saltare 3 volte, può darsi che non me ne sia accorto, magari in trance agonistica, che sono saltato 3 volte, su 2 piedi non mi risulta, però, non me lo ricordo, però se ha deciso così, va bene così, io ci metterei la firma, essere espulso sempre e vincere tutte le partite qui alla fine. Ai tifosi che hanno esposto uno striscione comunque nei confronti della società, hanno fatto cuori contro il presidente Stracuzzi, cosa dici? Di starci vicini, perché noi abbiamo bisogno, anche noi di questa situazione non siamo colpevoli, stiamo cercando di tenere la baracca, il vessillo del Messina alto nonostante tutto, e quindi spero che ci stiano vicini fino in fondo, perché questi ragazzi se lo meritano.